Hidden in plain sight, nascosto in piena vista, ragazzi. Andiamo avanti con Uncharted 4, fine di un ladro. A questa torre, dopo esserci divisi da Sam, noi e Sully andiamo appunto ad esplorare questa torre. Posso prendere una mela? Grazie. Ok, mangiare una mela? Sono le migliori sulla piazza. Grazie infinite, sì. Vabbè, t'avrà venduto tipo all'equivalente di mezzo centesimo. Un brocione! Dove andiamo? Ti piace? La torre. Sì, ma Sully, lo vedi? È un lemure. Ah, scusa. Se fosse un brocione. No, grazie. Timon. Ehi, Sully. Ehi. Non dare cibo agli animali. Trofeo guadagnato così a caso. Il mondo intero. Buono. Ha ragione. L'odore promette bene. Attenzione. Immagino che la porta sia chiusa. Ehi, guarda un po'. Chiusa. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, lo sai. Je ne serais sûrement pas venu jusqu'ici si je ne vous avais pas cherché. Allora. Noi ci arrampichiamo. Finestra rotta. Ma arrivarci la finestra rotta. Aspetta. Qua niente. Qua? Hey, Sully. Ok. Passiamo di qui. Sì, perché no? Accidente. È un bel salto. Dai, che sei vecchio, ma sei anche agile, su. Io ho i miei ritmi. Beh, almeno il panorama è uno spettacolo. Infatti, tanta roba. Bello. Minchia. Okay, vediamo un po'. Una chiesa, più o meno. Sigillo di Edward England, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Ottima domanda. Ora compare Ezio Auditore, volare sui calendari. Sui calendari. Sui candelabri. Apriamo sta porta. Sì, roba Lezio Editore, ragazzi, ve l'ho detto. Sì, direi di sì. Qua che c'è da fare? C'è una moneta. Scommettiamo che... Sono segni zodiacali. Leone. Inizio con la brocca, cos'è? Oddio. Sì, quattro segni. E quattro campane lassù. E questi affari al centro del pavimento sembrano blocchi. Faccio io. Dobbiamo stare in campana. Dobbiamo stare in campana. In tutti i sensi. Posto è questo. Chiama Sam. Ok. Scorpione, acquario, leone. Segreteria. Ehi, Sam, abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci. Scorpione, acquario. Non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo.
Vabbè, vediamo. Tanto iniziamo e poi vediamo. Cosa ci sta chiedendo sto puzzle qui? Torno subito. Sarà caso di saltare? Sì. Cavolo! Che roba! Visto, Sully? L'orologio funziona ancora! Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Sali su. Dai. Buono. Ho capito, no? Bellissimo col contrappeso. Stai bene? Una cosa simile l'avevamo già fatta in un Uncharted precedente, se non vado errato. Ok, attento alle dita, Nate. Devo preoccuparmi. Penso fosse il 3. Tutto bene, fidati. Questa l'ho già sentita. Buono. Ok. Leone, difficili da domare. Funzionato, Nate. Sarà un'altra, allora. Aspetta. Uno scorpione. La suono scorpione prima, quindi. Ok, prima lo scorpione. Scorpione. Meno male che so leggere in inglese. Vabbè che c'è la traduzione, ma si fa prima. Le statue sono apparite in quest'ordine, quindi prima lo scorpione. Ehi, Nate, ha funzionato. Il blocco dello scorpione si è aperto. Ok, passiamo alla prossima. Acquario. Che è l'uomo con la brocca. Darsi che sia di qua. No, perché qua c'è il leone. Ok, bene. Una volta arrivati a sto livello, praticamente basta solo girare. Ha senso. C'è l'acquario. E giù. Acquario. Bellissimo sto puzzle però, Garabambotto. Arrivano dei tappi. Ne mancano altre due, ragazzo. Leone e poi toro, no? Sì. Vabbè, il leone sappiamo già dov'è, quindi buona. Andà a destra. Bravo. Allora, di nuovo qui, e il leone sia. Il toro, come dicono i pugliesi, il toro. Che
già lo vedo e ho già capito come bisogna fare. Oh, gira. Mi sta venendo la nausea. Lì. Okay. Bravissimo. Ci sono. Sally, notizie di Sam. Starà benone. Forse hai dimenticato di mettere in carica il telefono. Poi un walkie talkie, una radio più che altro. Adesso si apre. Funzionato. E si va giù, immagino. Il toro è sbloccato e il sigillo di Avery è apparso sul pavimento. Famoso teschio di profilo. Però c'è una campana gigante in cima. Lo so, attento agli ingranaggi, lo so. Ok. Perché ha disegnato il lemure sulla campana? Aspetta. Qua. Si è fermati. Ottimo. Non è che... Dopo un po' ripartono, vero? E appunto. Però almeno qualcosa abbiamo fatto. È stato divertente. Aspetta, 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 aspetta. Non complichiamoci la vita. Appunto. Wow, che bel panorama si vede da qui. Ho capito. Spingi di là. Aia. Perché non ci salta? Che palle. Dovrebbe andare di là, ma non ci va. Quindi buona. Entriamo dentro. Ah, ci siamo. Ho capito. Che cagata. Bene. Ottimo. Adesso Z. E Z. No, 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 no. Accidenti. Andata. Buono. Aia. Prima che crolli. Sei qui. Ecco la campana. Ok, Sally, ce l'ho fatta. Farà un baccano. Sally,
attento! Casca la campana. Scusa, la maniglia si è rotta. Ci si aggrappa. Forza, ci siamo. Riesce a muovere col peso una cosa così pesante? Vabbè. Sapevo che si staccava. Ok, no. Ma perché deve cascare e crollare sempre tutto? Vabbè, almeno il buco si è aperto. Santo cielo. Ehi, Sally. Oh, merda. La porta si apre. Bellissimo, Sullivan. Lui sin dal primo episodio è lì. Ok. Provo più affetto per Sullivan che per Nathan tra un po'. Ehi, guarda. La moneta. La vuoi? Certo, perché no? Dammela. Tanto... servirà. Sì, vabbè, candele accese da 100.000 anni lì dentro. Irrealistico. Finalmente, tutto bene? Poi troppo pulito. Non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Minchia, quante scale sono? Sembrano quelle di Castel Sant'Angelo in Assassin's Creed Brotherhood, uguale. Sully, sono già qui. Bello. Ehi, sono i nostri ragazzi. Sì, Henry Avery e Thomas Tew, gemelli del crimine. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Non lo so. Questo? Sì. Le stelle che si uniscono. Ok, diamo un'occhiata. Sì, solo un attimo. Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Content. Ci sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Sì, appunto. Spero ancora in qualche tesoro. Ehi, guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Allora, fammi vedere i simboli. Bonny aveva i capelli rossi. Sì. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Due sopra a sinistra e tre sotto a destra. Andiamo a sistemare. Aspetta. Borridge è quella a sinistra. Aspetta, ma l'ha segnato? Ah, ok. Prima li segna tutti. Ho capito. Borigi il cavallo.
Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Ma spaccio. Oh, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu. Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. Ruota, allora. Bonnie a destra, Condent al centro. Bonnie, ok. Condent è quello al centro. E Borri già a sinistra. E quello con 1 e 3. Due sotto. Tre sotto, due sotto. Tre sotto. Qualcosa non mi torna. Tre sotto Bonnie. Due sotto Condent. E tre sotto Borridge, ok. Quindi è 3-3-2. Aspetta, fammi vedere un attimo i disegni, si fa prima. Cavallo a destra e questo che sputa fuoco a destra. Qua il quadro non mi cosa. Aiuto. Non mi torna. Non mi torna, ragazzi. Questa è Bonnie. Che è quella al centro. Ma se invece dovessimo allineare, ho capito, se dovessimo allineare invece le stelline, può darsi? Così potrebbe essere. Forse con le stelline, forse con quello. Proviamo. Allora sì, questo era così, questo era così e questo sputava fuoco all'ingiù. Eh sì. È un'altra porta. Sì. Allora, chi sono questi? Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam. X per fare la foto. Fantastico.
com'è tecnologico, ragazzi. Che passo avanti rispetto a Uncharted 3. Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo. Myers Want e fare il che manca. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island. Proprio come Thomas Tew. Dov'è? Perfetto. Ah, è là. Ok. Mi sta vibrando, Sam. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wundt. Il tridente Joseph Farrell. Le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto. Resta dove c'è campo. Potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere. Ti aggiorno. Questa digressione è fantastica. Veramente bella. Questo Wundt sembra uno studioso. Ehi, Richard Wundt, era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. E fare il manca. Sally, mi aiuti? Eccomi. Non manca più. Grazie. Forse ho capito dov'è. A me importa. No. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. No, no. E minchia. No. Nada. No, no. Fammelo setacciare per bene. No. Nada. No, no. No. Nada. No, no. Eccolo. Coglione che sono. Allora, come li sistemo? Forse così. Questo ci potrebbe stare, sapete? Perché a sto punto... No. Sì. Lupo bianco in giù, forca a sinistra e clessidra a sinistra. Spiegato così è un po' approssimativo, ma ci siamo capiti. Ovviamente avrò bisogno di guardarlo più volte. È un delfino, non è un lupo. Ok, allora. Questo è l'esatto contrario. Forca a sinistra... Eclissida a sinistra? Yes! Usa l'ultimo che sono 4. Ok. Quindi chi c'è qui? Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre gli... Paraculo. Ah, certo. Qua volete vedere che manca? No. Peggio. È rovinato. Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Non mi pare di conoscerlo. Sembra più giovane degli altri pirati. Dov'è? Anche il nome. Dall'aspetto sembra saraceno. Ecco le stelle, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? England. Malik. Basra. Hai ragione. Diamo uno sguardo ai dipinti.
Yazid al-Basra. Sembra indiano. Quasi, era Mogul. Mogul? Non era il popolo del... Cazzo è Mogul? Ora dei ladri. Il gatto quando piange, Mogul, Mogul. Quello può essere. Eccoli sulla toga. Edward England. Un nanerottolo tarchiatello. Io che? Avevo detto England. Sulla borsa, per forza. E manca lui sulla mano? No. No. Ellie. 4. Ok, allora. Sistemiamoli. Perché l'abbiamo finito. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Qua ce n'è. Ok, forse. No. Se lo ruoto così. E ci metto. Sì. Ma perché cazzo lo attacchi là? Però questo non corrisponde. Questo neanche. Questo neanche. No. Ho capito. È così. Gira questo. Poi metti questo così. Magari non esattamente così. Vabbè, dai, basta. Va bene, allora, tanto partiamo dalla clessidra al contrario. Questo verso sinistra? Mi fido. Questo verso giù? Al massimo poi li giriamo. Oh yes, baby! Andiamo! Me lo ricordavo stronzo sto puzzle qui, eh? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima. Non è finita qui? Ah no, solo a fare la foto. Seconda. L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. Non si sa mai. Le reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei, sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Per andare dove? Pro Deus Quad Licenzia. No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio Dio, è ovvio. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind, di che stai parlando? Aspetta un secondo. Hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda... Rafe. Come va, Nate? Ehi, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari.
Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcuno. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Che non puoi rifiutare. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sopra. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero, non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Prodeus quod licentia. Per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. No. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Watch Dogs. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? No. Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? No. A presto, bello. Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam, per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Riff sa dove ci troviamo. Serve un punto in cui nascondere. Ecco. Sam! L'hanno trovato. Cazzo. Ehi! Te ne compro un altro. L'indifferenza con cui ha detto te ne compro un altro, ma tanto usciti di qua vedrete cosa ci aspetta. Ecco perché è nascosto, ma in bella vista. Sally. Che succede? Forse quella è la torre di Sam. Bel casino sta succedendo, va. Forza. Andiamo. Corri, corri. Scusi-moi. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi Ray? Di certo non resteremo qui per scoprirlo. Secondo me è già arrivato. E c'ho quella sensazione lì. Scusa capo. Andiamo. Che si combatterà molto presto. Dita, attento! Via, scappate! Sapevo. Buono. Cominciamo bene. Affanculo le pentole. Affacciati alla finestra, amore mio. Esplodi così. Ricarica. No, la torretta no. Che due coglioni. Come cazzo faccio? Vediamo così. Fuori. No, la torretta non può prendermi. Io sono abituato a ricaricare con R1, non so perché. Gli Uncharted vecchi si faceva così. Così. Perché ne spuntano altri, vero? Ovvio che ne spuntano altri. Ovvio. Non
Dovremmo andare al ristorante. Come fa a non cogliere Sally? Dai. La torretta, cioè, coglie solo me. Via. Bravissimo Sally. Muori così. Lì ci sono le scale? Lì ci sono le scale, via. Allora, ti diverti? Oh sì, davanti. E ciao. No. No. Bellissimo, giù le mani, coglione. Vuoi ancora? Adesso dove si inventerà di andare, cazzo. Ok, ce l'ho. La cosa più easy. Via. Oh merda. Adesso è dura. Per la discesa. Ce ne sono altre. Discesa bellissima, eh. Perché non posso saltare giù con la macchina? Tu riuscissi a bloccare chi mi insegue? Via di lì! Via! Quando è che spunta? Eccola lì. Di qua. Non investire nessuno. Bene, tutti i vicoli secondari, ragazzi. Tutti i vicoli secondari. Ma non è che sono tornato su? In fondo a questo pendio, continua a scendere. Lo so, continua a scendere, ma avrei voluto evitare di morire, ecco tutto qua. Fosse semplice seminarla, sai? Poi la raccogliamo. Madonna, povere persone. Davvero un'idea geniale. Povere attività commerciali. No, ce la stai cavando bene. Visto? Tutto ok. E adesso dove andiamo? Addio. Cazzo. Quelli non si aprono. Il campo aperto così. Oh cazzo. Di qua. Via, dobbiamo andarcene. Vai. Forse conviene. Addio vetrata. Dove? Le scale lì? Ma perché il suggerimento non mi serve? Devo solo uscirne vivo. Via. Boom. Lei è proprio deciso a toglierci di mezzo. E ovviamente inseguiranno anche loro. Forse li abbiamo seminati. Non li abbiamo seminati. Non credo ci lasceranno tornare in questa città. Aggiungila alla lista. Vabbè, intanto qualcosa abbiamo ottenuto. Poi dopo. Ehi, attento! Davvero? Hai un 4x4, vai di là! Ah. Potresti fermare i lavori dato che sono passato io, grazie. Ok, voglio vedere come farà a passare quel camion. Passa lo stesso. Taglia a destra! Per forza taglia a destra. È lui che sicuramente mi raggiungerà. Ci siamo. Dimmi se vedi Sam. Ehi, deve essere quello. Laggiù. Reggiti. E che ho fatto finora? Ai. Tosta ora. Tostissima. Io che ne so. Continua a seguire. Tostissima, ragazzi. Sarà un bel ditino su per il culo. Esagerato mandare tutti questi segnali. Siamo ancora vivi, quindi... Forse no. Stiamo andando nella direzione giusta. Dai. Tutto dritto.
tutto dritto. Eccoli! Nessun modo per arrivare a Seth. Ancora no, ma la strada sta per finire, ragazzi. E come facciamo? Rampino, che facciamo? Prendi il volante. Cosa? Piazza, di volta c'è. Sapevo. Probabilmente sì. Sali. Merda. Risali. Largo. È stretto. Io che ho palesemente storto la testa per provare a risolvere il problema, ma in realtà non l'ho risolto veramente un cazzo. Oh merda. Avvicinati. Bello lì. Poi a coglioni. A me non c'ho i proiettili, penso illimitati. Ok, questa vabbè, come carovana o cos'era a Uncharted 3, quella con i cavalli, molto simile. Mi stanno sparando da ogni lato. Giù. Sei un coglione. Via. Triangolo e via. Riprenditi. Ah. Vai, ci siamo ripresi. Munizioni a K. Ricarica intanto. Buono. Ok. Dove cazzo salto? Buono così. E dalle palle. Via. Andiamo a prenderci Sam. Non c'è modo di sparare? Dritto, 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 così ti puoi riparare. Dritto, 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 dritto. Salta lì. Bravo. Bravissimo. Una sudata pazzesca, ragazzi. Una sudata infinita che dura una vita. Vai, ciao. Vabbè, se spari al conducente, fai prima. Si è spostato all'ultimo. Ok. Via. E chiappalo. Oh merda. Ok, buono. Si replica ciò che è successo prima. E dai coglioni. Ok, così si può fare, funziona. Bellissimo. Fuori, raga, col taglia fuori l'ho annientato, bellissimo. Questi vabbè che si schiantino da soli. Godo.
Adesso mancavi solo te. Sam, dai, salta. E poi, negli Uncharted precedenti, non si è mai saputo che Nathan avesse un fratello. Oh, cazzo. Dritto, fuori, di là. Merda. Se ne la merda, fra. Devo uscire da qui. Oh no. Brucia. È impossibile che sia vivo. Perché? E invece è vivo. Accidenti. Brutta storia. Bello lì. Oddio, ancora lui. Andiamo. Adesso è tosta. Adesso è tostissima. Va frustata. Una cosa simile si fece ad Uncharted 2, penso capitolo 3 o 4, quando eravamo in Nepal. Ok. Ma proiettili sono infiniti qui? Chiedo. Godo. Boom. Però siamo vivi. Incredibile, ma vero. Cristo santo. Già. Stai bene? Sì. Okay. Andiamocene. Così, tranquilli, felici e contenti. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Rodeus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio. Ma non lo è. Era il loro motto. Ci siamo. Ecco Sally. Quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene, quindi... Dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Fricchettoni. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per l'Italia. Non lo so. Il tesoro è praticamente già no. Troia. Elena, di nuovo, compare sempre dal nulla. Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery.
E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare... Lui è mio fratello. Sam. Sam Drake. Mio fratello. Ciao. Ciao. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di pane. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Forse. È mai esistito un lavoro in Malesia? Sì. Io... Dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo portare... In realtà sì, abbiamo preso quel container all'inizio della storia. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito. Per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh, mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza... Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. No. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco stato in gente... prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Poveracci. Faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere Vuoi utile. Davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Ci sta. Ci sta. Come vuoi. Posso aiutarti? Tranquillo. Fai le valigie. Andiamo a Libertalia. Povera Elena però, poveraccio. Ehi, Nathan. Sì? Terra in vista. Non è il prologo questo, eh? Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle...
ci siamo mai presi un minuto per un brindisi. Marci a riflettere. Bello, il tappo in mare è fantastico. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ciao. Senti, fratellino. Ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? È che tu devi dare a quell'altro coglione. Sai, forse ho... ho tirato un po' troppo la corda. Ah. Sinceramente l'immaginavo... più grande. Di sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Ok ragazzi, questo sarà il prossimo capitolo 12, in mare. Finiamo il dialogo. C'è un'isola, giusto? Sì, almeno c'è un'isola. Cerchiamo segni di presenza umana. Più che umana direi piratesca. Certo. Vabbè ragazzi, alla prossima.